paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Soggetto qui a Roma ha provocato duramente i napoletani che stavano in quel momento transitando, lanciando nei loro confronti insulti e oggetti. Ciao a tutti amici di On Air. Non ce l'ha fatta Ciro Esposito, il tifoso napoletano ferito a colpi di arma da fuoco il 3 maggio scorso a Roma durante gli scontri che avevano preceduto la finale di Coppa Italia. Le ferite al polmone provocate dal proiettile artigianale hanno provocato complicazioni troppo estese per poter salvare il giovane. Il lutto, la famiglia Esposito e tutta Napoli, che ora si rivolge alle autorità per ottenere giustizia. Prima di morire, infatti, Ciro avrebbe riconosciuto Daniele De Sanctis, l'ultraromanista incarcerato con l'accusa di omicidio, come l'uomo che gli aveva sparato. Ma ovviamente la famiglia chiede che anche i complici di De Sanctis vengano arrestati, perché chiunque abbia avuto un ruolo in questa tragedia paghi come è giusto che sia. Il dito è puntato anche contro le autorità, che non sono state capaci di mantenere l'ordine in quella giornata caotica di maggio, provocando la morte inutile e facilmente prevenibile del ragazzo. Quale che sia il motivo che ha spinto quel giovane in quel luogo, la morte di Ciro Esposito è un lutto per la famiglia, ma lo deve essere per tutto il paese, perché si possa finalmente dire basta alla violenza in nome della bandiera di una squadra di calcio, perché chi il calcio lo conosce davvero, conosce anche i suoi valori. Come chi conosce davvero il significato della parola italiano, sia che i valori insegnati dai nostri padri e da secoli di storia del bel paese non avrebbero mai permesso ad un ragazzo così giovane di perdere la vita in questo modo. Bisogna cambiare l'immagine dell'Italia e soprattutto degli italiani, ma per farlo bisogna ripartire dall'educazione, da simboli emblematici che permettano una riflessione anche negli anni più pubblici. È una madre in lacrime per la morte del figlio che invoca a non commettere atti di violenza in nome di Ciro, dovrebbe essere il veicolo adatto per il messaggio di civiltà e umanità che va insegnato all'Italia. Perché non siamo solo violenza, mafia e Balotelli. L'Italia è il paese più colorato e vario del mondo, un calderone di incongruenze che nei secoli l'hanno portata dai più alti riconoscimenti alle più grandi sconfitte, mantenendo però intatto il rispetto e l'ammirazione del mondo intero. Bad mistakes, I've made a few.